del mondo digitale. E questo ti porta poi per concludere alla domanda appunto se il nostro universo, se la nostra realtà sia una realtà ultima, perché se effettivamente è vero che noi potremmo un giorno realizzare con i nuovi cellulari, con cose più sofisticate a livello per esempio di, delle simulazioni che oggi usano i fisici per simulare l'universo, per fare i loro esperimenti, per esempio la della cosiddetta QCD al latte, cioè la Agria, scusate, che è il tentativo appunto di fare simulazioni di cromodinamica quantistica sul computer. Se questi tentativi, diciamo, portassero, no, a degli universi in qualche modo indistinguibili dal nostro, allora perché dovremmo essere convinti di vivere nella realtà ultima? No, questa è appunto la domanda che si poneva, come è stato detto prima, più riprese, da Nick Bostrom, fisico così influente oggi nella Silicon Valley, filosofo di Oxford, scusate, ma pone questa domanda in una sua famosa pubblicazione, secondo cui appunto se effettivamente il progresso dell'attività tecnologica porta naturalmente allo sviluppo di simulazioni indistinguibili dalla realtà in cui viviamo, è dopo forse inevitabile che altre civiltà tecnologicamente avanzate, civiltà extraterrestri o super intelligenze artificiali, abbiano già fatto qualcosa del genere, quindi è più probabile, da un punto di vista meramente di statistica, che la nostra non sia la realtà ultima, ma che sia appunto una realtà simulata, creata appunto da una civiltà intelligente aliena, che potrebbe essere malevola come anche in mezzo, benevola, anche se insomma è difficile immaginare il nostro universo come una sorta di paradiso informatico. Però questa era per esempio l'idea di Stanislav Lem, questo nostro scrittore di fantascienza, che aveva per esempio immaginato che in futuro il paradiso e l'inferno della tradizione giudeo-cristiana attraverso delle simulazioni informatiche. Alla fine noi potremmo appunto, se si considera la nostra anima, la nostra coscienza come pura informazione, dopo la nostra morte potremmo in futuro trovare dei modi, no, per replicare questa informazione all'interno di mondi virtuali e del tutto malvagi, quindi l'inferno, oppure del tutto benevoli come il paradiso, e quindi in qualche modo avremmo una civiltà in grado di giocare a Dio, esattamente come nella visione che di Dio abbiamo nella tradizione giudeo-cristiana. Ho messo un sacco di carne a cuocere, quindi mi taccio qui e penso che poi appunto magari con Francesco, che modera un po' questa platea, che sarà un po' magari eventualmente entrare nel dettaglio di altre questioni. Ok, bel casino, personalmente la teoria della simulazione penso sia sbagliata, cioè ha proprio un vizio di forma che non mi è mai tornato, però è la mia opinione, cioè che se te immagini una civiltà da evoluta che riesce a costruire una simulazione con questo livello di realismo eccetera eccetera, e all'interno di questa simulazione magari un'altra civiltà evoluta che riesce a fare un'altra simulazione e così via, da per scontato vari passaggi, intanto la possibilità di creare la simulazione, la voglia di questa alieno o civiltà di crearla, e la cosa curiosa è che questo passaggio viene dato per scontato a ogni livello, cioè primo livello in realtà, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e così all'infinito, e in realtà ogni volta è una domanda nuova, non è la stessa domanda, perché prima civiltà ce la fa, sì, la seconda civiltà ce la fa, farlo nella seconda civiltà, se capirà una marca, è una marca schina, però è complesso, e quindi mi sembra strano che ci siano persone che ci vedono, però effettivamente ci sono. Io molto c'è un'altra vicina che tra di questo, c'è un'altra vicina etica, perché tutto questo presuppone che qualcuno voglia farlo per un'idea di giustizia, di sbagliato, sempre egoista. Poi c'è tutto un altro tema, che tutto il discorso è stato retto su una questione egoistica, e non è detto che ci sia una questione egoistica a reggere questo discorso, perché anche la metafisica stessa è una questione egoistica, fondamentalmente, che è data presupposta in tutto il discorso che abbiamo fatto, però non è detto che debba essere così. Secondo me la questione della voglia non è così fondamentale, cioè dell'intenzionalità, perché il fatto che adesso noi lo stiamo facendo in quanto razza umana è per il fatto che possiamo farlo, non c'è una motivazione per cui stiamo facendo, meglio, siamo in grado di farlo e lo stiamo facendo. Il fatto stesso che lo stiamo facendo apre la questione etica del perché farlo o del perché un'altra entità dovrebbe farlo. Ma di fatto nel frattempo noi lo stiamo già facendo, quindi però occhio, io te comunque stai presupponendo che esista una persona che
misteriosi che si stratificano, no? Quindi domande su domande su domande, però se fosse di tipo commerciale, tipo l'episodio White Christmas di Black Mirror, non voglio spoilerare gli internet. Ha già rovinato un videogioco intero, Gregorio. Ad un certo punto c'è il protagonista che costruisce una realtà per un automa scaricando la coscienza di una persona e mettendola lì a lavorare per un'altra. Lì è qualcuno che costruisce una realtà e obbliga il vivente di questa realtà a fare una cosa. Non è anche quella una realtà simulata o una realtà vera. Ma cos'è la simulazione? La simulazione è un processo in cui prova a vedere se... È roba che itera. È roba che itera. Può finire e può non finire, se ha una potenza di calcolo. Il vero tema è che secondo me nella parola simulazione c'è una connotazione di tipo diciamo negativo, perché in qualche modo simulazione significa qualcosa di artefatto, che in realtà potremmo anche arrivare a scoprire a un certo punto che simulazione come parola è un progetto sbagliato, cioè nel senso che io sono un designer, per quello parlo di progetto, cioè la parola simulazione a livello di un oggetto culturale potrebbe essere un sedimento di informazioni errate che hanno formato un'idea sbagliata della realtà, non aderente. Cioè potrebbe essere che simulazione come iterazione invece sia vincolata quindi dal senso di artefatto, semplicemente come un processo che intera prodotto da altri processi. Okay? Quindi da questo punto di vista la teoria della realtà simulata, dell'universo simulato, in realtà assume una connotazione molto diversa da quello di pensare che c'è il genio cattivo di Cartesio che ha organizzato la simulazione. Secondo me c'è un discorso, cioè, su questo tipo di teorie che poi in effetti sono tutte così date un po' come argomentazione religiosa, che quella abbiamo discusso. C'è un testo. C'è un testo abbastanza interessante di Thomas Ligotti, comunque un scrittore di fantascienza, però insomma anche se è un testo di filosofia molto interessante, che è Cospirazione contro la razza umana. C'è un esempio dove lui parla di immaginarsi come se fossimo dei burattini, gestiti da un burattinaio. Secondo me il discorso della versione, cioè dei racconti tipo Matrix, cose di questo tipo, è legato a una paura per, cioè a, diciamo, una volontà di ibris rispetto al controllo e una paura di essere controllati, nel senso che quando si parla di realtà ultima si intende il fatto che questa realtà non può essere la creazione di qualcuno di cui non conosci le regole, mentre quando tu parli di una simulazione intendi qualcosa che stai facendo e tu controlli le regole. Infatti in Matrix, malamente, insomma, le scene c'è un aumento di potenza del personaggio quando lui acquisisce il controllo delle regole. Però in realtà il DNA funziona esattamente così, nel senso che tu, il DNA controlla le regole, però in realtà l'ambiente esterno influenza il DNA che lo modifica. Allo stesso modo la cultura funziona così, nel senso che la nostra società ha delle regole, la cultura però modifica le regole. Ed è frattale questa cosa qui, cioè nel senso che c'è sempre una codifica e una modifica della codifica da parte dell'ambiente in cui agisce la codifica. Però c'è sempre il problemino gerarchico, io butto a problemi, cioè vabbè, la simulazione per eccellenza è il sogno, infatti è sempre usata una metà, tutti sogniamo e bla bla. Al di là che ho trovato una citazione che ne approfitto perché è bellissima, degli Upanishad, che dice in verità proprio sulla ben nota logica e per l'identità della percezione delle diverse cose viste in sogno e nella veglia, i saggi affermano che le affermano che le condizioni di sogno e di veglia sono della stessa natura. Secondo la più antica fonte della filosofia indiana sono la stessa natura, però c'è il problemino che se muore il sognatore non c'è più il sogno. Quindi anche lì c'è un poco feedback, ma c'è, se c'è qualcosa che una volta è nato non... questa di dire se muore il sognatore muore il sogno è vista dal punto di vista del triangolo che dice se la sfera sparisce muore, cioè se io non vedo più il cerchio nel piano è morta. In realtà tu stai giudicando, noi tutti giudichiamo la realtà dall'interno della realtà. Quindi di fatto quando la morte potrebbe anche significare
problema forse c'è cioè una cosa più fondamentale, magari noi non possiamo sapere quale. Cioè è oltre il limite demiologico. Esatto, noi non lo possiamo conoscere, ma c'è, e il solo fatto che ci sia ci frega, almeno ci frega tranquillamente secondo me la simulazione dei robottoni di Bosch. E a questo punto però io lancio così la molotov, quella poco grossa che mi ero portato da casa, la più grossa di tutte. Ma cioè, cosa è e come definiamo il limite gnoseologico? Nel senso, ad esempio, è la matematica il limite gnoseologico? Oppure, cioè, come lo spostiamo, come lo descriviamo, come lo percepiamo, questo, come usiamo questo limite gnoseologico? Cioè, a questo punto, posto che oltre il limite non riusciamo, perché c'è un problema, no? Per arrivare il più vicini possibile al limite neurologico, come lo facciamo a mettere a fuoco? Si vince dei soldi. Luca sta dicendo una cosa molto interessante. Cioè, tutto il discorso si sta sempre formulando sulla base che c'è una realtà e una simulazione dalla che si riferisce alla realtà. C'è qualcosa di fondamentale e poi qualcos'altro che viene creato con questo fondamentale. C'è sempre questo gioco dualistico che non è detto che ci sia. Cioè, la stessa questione del limite è una questione che si pone in maniera totalmente irrazionale. Ma perché? Ci possono essere tanti limiti. E anche il discorso sull'origine. Non è detto che c'è un discorso sull'origine, ammesso che ci sia arrivare, che c'è l'origine, e che l'origine che troviamo, ammesso che la troveremo, sarà un'origine comunque che ha trovato l'uomo, non è detto che sarà un'origine vera. Ma al di là di tutto questo, perché ci possono essere le origini? Cioè, qui come c'è a moltiplicare i problemi piuttosto che ridurli. Comunque però non ho la palestra per cercare a casa. Cioè, il discorso riguardo al fatto che quando si parla di simulazione la cosa è complicata è perché, cioè, la metafora che noi utilizziamo per parlare è connessa con l'immaginario tecnico e tecnologico che ci abbiamo di fronte. Per quello che quando Cartesio parla di Sterotto, cioè aveva degli automi musicali, diceva le cose funzionano così, probabilmente l'universo è meccanico. Adesso Bostrom fa la sua previsione e dice è l'oggetto di un programmatore, cioè c'è anche quello che voglio dire è che la cosa interessante è però la cosa interessante di questo discorso sulla computazione, cioè dal mio punto di vista, è che tutto è mescolato con delle metafore che hanno a che vedere con la sfera dell'immaginario, cioè quello è un limite, cioè nel senso che per immaginare ciò che non c'è non è fattibile, cioè si possono prendere, quando si fa ex machina, si utilizza, che ne so, si parla di intelligenza artificiale, si utilizza un personaggio. Il personaggio ha un aspetto femminile. Uno dei romanzi che boh, più ben, insomma, di fantascienza che era più interessante negli ultimi anni, che è questa trilogia dell'area X di Van der Mer, si immagina un'entità che imita dal punto di vista, cioè imita le forme biologiche in varie forme. Nel romanzo è descritta in un certo modo, praticamente è una roba tipo Borges che descrive l'Aleph, cioè è un tentativo di oltrepassare il linguaggio, poi però fanno il film e nel film deve avere un certo aspetto. Quindi c'è un limite, e secondo me il limite è il fatto che ci sono delle cose che sono sempre legate alle modalità di rappresentazione, le modalità di rappresentazione non... cioè o costruisci qualcosa di diverso e poi arriva l'immaginario, o se no c'è un limite nostro di immaginare le cose. L'esempio proprio più banale di questo è andarsi a vedere delle raffigurazioni dei primi del Novecento di come pensavano fosse il futuro. Mancano degli elementi che sono stati inventati poi, quindi si immaginano dei robotoni connessi con dei cavi o delle auto volanti, però magari non c'è internet. Torniamo indietro, magari ci sono cose simili a internet, però mancano delle altre cose. Però, permettimi, noi siamo arrivati a creare delle invenzioni che hanno spostato il senso del possibile, sì, attraverso il processo di abduzione, sostanzialmente. Sì. Sì. Il processo di abduzione è un particolare tipo di processo di logica, o se volete anche di ragionamento matematico. Quindi, ritorniamo alla questione del limite gnoseologico, è la matematica o è la filosofia? Perché tutto sommato, una volta individuato i limiti gnoseologici, chiaramente, una volta individuati i limiti gnoseologici, si può provare come diciamo, emerge dal fatto che attraverso l'abduzione si sposti questo limite, a spostarli. Sì, quello che è strano, cioè che si fa molto oggi, anche su questo.
costretta di prevedere qualcosa che per sua natura non è prevedibile, cioè perché banalmente i termini con cui ne parlano i vari futurologi, tipo Kurzweil, utilizza il termine singolarità, che è un termine ricavato dal lessico fisico, che però indica qualcosa che è una catastrofe, fondamentalmente indica un'interruzione della nostra facoltà di immaginare quello che potrebbe essere dopo, cioè se è un evento vuol dire che non è immaginabile, quindi non è prevedibile. Non è prevedibile, sì, è la stessa cosa di immaginare, sì, diciamo sì. Che poi è anche la posizione di Taleb in antesaggio. Cioè puoi prevedere che accadrà un evento, possiamo prevedere che accadrà il cambiamento che lo sposteremo, vuol dire che sarà anche dannoso probabilmente, o che o magari anche che accadrà l'evento della IMA, non possiamo assolutamente neanche lontanamente immaginare cosa diavolo accadrà. Però per non rispondere, perché è assolutamente impossibile, non è modo di rispondere da tante testate contro il muro, a quello che dicevi, dipende un po' cosa intendi, cioè se intendi qual è il nostro limite, dipende anche chi ti risponde. Uno potrebbe rispondere sì, la logica è un nostro limite, io non posso vedere quel portafoglio contemporaneamente come ormai sono stato. A fine della serata scompare di sicuro. Ma da solo però. Ma di sicuro. Come un portafoglio o un non portafoglio contemporaneamente, ma se fossi mistico e se fossi nell'atto della mia illuminazione direi invece sì, lo percepisco mistico, poi te anche no, perché ovviamente sono un mistico e quindi giocare di paradosso. Però questo è un limite della conoscenza che non so dove si raggiunge. Inoltre, questo limite della conoscenza tocca qualcosa di reale o sono io un allucinato? Perché questa è un'altra, sia quando vedo normale che quando vedo contraddittorio. A proposito, mi viene in mente una storia che racconta Augel in futuro, quando descriveva una tribù africana nella quale a livello di linguaggio non c'è né la parola futuro né la declinazione dei verbi al futuro. Questa tribù è caratterizzata da uno stile di vita particolarmente sedentario, ripetitivo, monotono, e sostanzialmente è emerso che dalla rimozione all'interno del linguaggio di concetti è stato prodotto un immaginario collettivo privo di quell'idea, quindi queste persone non sanno cos'è il futuro, quindi non riescono nemmeno a concepire il futuro, esiste solo il presente. E non si pongono il problema del lì. Però non è detto che la presenza all'interno del linguaggio, la presenza o assenza all'interno del linguaggio della parola corrisponda al concetto mentale, cioè non c'è una corrisponda, cioè queste sono teorie linguistiche, però non è detto, diciamo che in parte può essere così. Cioè in caso specifico però potrebbe succedere anche che non c'è la parola ma c'è l'idea. Sì, cioè c'è un esempio simile in un libro di Todorov dove parla degli aztechi e fa un discorso tra la modalità cronologiche che c'era che avevano i conquistadores, quindi un modello basato sulla linearità temporale, che si chiama il loro modello era ciclico, e lui fa questo discorso più o meno parlando della stessa cosa, cioè che la storia è una roba occidentale per nascere da Erodoto, eccetera, però non è detto che a livello cognitivo non manchi un modulo per il futuro, perché quella diciamo, è una teoria che tra l'altro è riportata anche in Arrival, questa cosa, credo, che dicono, cioè è una specie di smantellamento della teoria Sapir-Whorf sul linguaggio, che peraltro non è già stata confutata dal punto di vista linguistico, quindi non era... cioè l'assenza di una parola non è l'assenza di concetto, però può coincidere, cioè nel senso che se c'è un indice di qualcosa. Secondo me Ale, per esempio, cioè, quando ponevi il problema prima del limite gnoseologico, no? In realtà forse un po' parlando e adesso un po' l'abbiamo delineato, secondo me, cioè con molta umiltà ovviamente, però cioè, c'è questo limite tecnico delle metafore, no? Cioè nel senso noi cerchiamo di descrivere tutto quello che stiamo cercando di descrivere con delle metafore che vengono dalla nostra tecnica, quindi la metafora della programmazione perché la creatività è combinatoria e tutte quelle che abbiamo citato adesso, cioè sono tutte figlie della tecnica che noi possediamo adesso, quindi probabilmente cioè, anche se non esaurisce il problema, il limite è un po' quello, cioè il fatto che noi dobbiamo ragionare per forza per metafore e arriviamo ai concetti astratti partendo dalla nostra esperienza. Quindi
La pioggia una volta era manifestazione dell'ira divina e oggi è semplicemente il risultato di un processo naturale che comprende anche il fatto che la pioggia cada, l'acqua cada per gravitazione. Una volta questo era una manifestazione che andava oltre l'umano concepibile, dopodiché un po' per caso, un po' per impegno, queste manifestazioni sono state correlate tra di loro e ad altri fenomeni, apparentemente del tutto imprevedibilmente correlati. Invece la correlazione c'era in mezzo, e quando hanno scoperto che la correlazione c'era, non solo il modo di ragionare è cambiato, ma lo schema con il quale alcune informazioni possono essere messe in correlazione tra di loro è cambiato. Con il risultato che la risposta alla tua domanda, secondo me, è che la matematica non è un limite, né tampoco, cioè è soltanto uno strumento a disposizione che ti consente di fare determinate cose con dei limiti connessi a, che ne so, le basi di rappresentazione dei dati o il fatto che ci siano dei postulati ai quali puoi decidere di non sottostare. Certo, se togli il teorema di Pitagora probabilmente un centinaio di palazzi qui intorno crollano, però il punto è, decidendo che ci sono degli assiomi o dei pilastri portanti differenti, ti cambia, appunto, e una volta che tu monti su quei presupposti un nuovo tipo di ragionamento che o lo sostituisce o lo integra, come un freno, tu arrivi a modularmente comporre una realtà che è diversa da quella che hai visto fino a quel momento. Posso parlare della stessa cosa ma in termini completamente diversi? Cioè, la fine del mondo, ok? Perché, o meglio, in virtù di cosa oggi possiamo dire che le scienze delle alterazioni climatiche ci danno una certezza sulla catastrofe climatica che abbia un grado di certezza maggiore rispetto a quello che i millenaristi vedevano nei loro simboli, nei loro segni, nello studio dei loro segni, che di fatto ha a che fare con i limiti tecnologici. Cioè, vale a dire, in quale misura la tecnica che disponiamo costituisce il limite del nostro orizzonte pensabile, perché io non sono in grado di dire, beh, la mia scienza mi certifica che questo effetto crea catena, poi lo scioglimento dei ghiacciai crea catena, eccetera, eccetera, eccetera. Ma di fatto un millenarista, prendendo la sua scienza, potrebbe dire esattamente la stessa cosa, con lo stesso grado di certezza. E devo dire, c'è un problema quindi di limite della percezione che è costitutivo al